funerali questa mattina a Colli al Metauro per Anna Cristina Duarte Correia, vittima di femminicidio. La cerimonia funebre è stata celebrata dal vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola Andrea Andreozzi nella chiesa parrocchiale di Santa Croce di Calcinelli. Presente la sorella e la figlia di quest'ultima, assente invece la mamma di Anna Cristina per via delle condizioni di salute non buone. Al funerale hanno partecipato anche numerosi rappresentanti della comunità brasiliana delle Marche e del Centro Italia, che hanno portato palloncini bianchi e rose rosse. Nel nome del padre e del figlio. Il comune di Colli al Metauro, oggi per il funerale, ha decretato il lutto cittadino. Toccanti le parole del parroco di Calcinelli, Don Matteo Pucci, che ha raccontato un aneddoto riguardante uno dei figli della giovane mamma brasiliana. Maicon, il più grande, è il più esuberante. Quando arrivò qui, mesi fa, salì subito sull'altare a fare un po' di confusione. Oggi Maicon mi ha detto due parole qui con la mamma e gli ho chiesto: Maicon, cosa hai detto alla mamma nella tua preghiera? Abbiamo pregato in silenzio, poi gli ho detto: cosa hai detto alla mamma? E lui ha detto due cose alla mamma e ha detto: scusa se non sono riuscito a salvarti. La cosa più bella è che Maicon ha detto: mamma, ti prometto che voglio diventare una persona migliore. Viva! Ciao, Anna! Anna Cristina Duarte Correia era stata coltellata all'addome nella notte tra il 6 e 7 settembre dal marito Ezio di Levrano nella loro abitazione di via Celestino V. L'uomo 54enne pugliese è attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato.